Buon pomeriggio cari amici, ecco sono scoccate le 13 in punto di questo venerdì 18 settembre. Diciamo che sono in abbiocco, vabbè, ma tra poco pranzo, quindi sicuramente mi riprendo. Comunque in questo video che non so se è l'ultimo della giornata, vediamo poi. Perché è un pomeriggio anche da fare, quindi se non sono troppo stanco ne faccio un'altra, se no. Allora, presentiamo l'anteprima completa della puntata odierna, come di consueto ogni venerdì di WWE Friday Night SmackDown. Tema pianoforte della puntata sarà un Samoan Street Fight Tag Team match tra Jey Uso e Roman Reigns, che si sfideranno uno contro l'altro a Clash of Champions con in palio il titolo universale che è detenuto al momento da Roman Reigns, il nuovo Poleman Guy. Quindi Jey Uso e Roman Reigns affronteranno in questa sfida samoana Sheamus, King Corbin, Re Corbin. Altro punto all'ordine della puntata è Sasha Banks, non sappiamo se di persona o via satellitare, risponderà per la prima volta dopo il devastante attacco subito ben 2 settimane fa dalla sua ormai ex amica, ma alla fine lo sappiamo che ormai è una vita che Bayley e Sasha Banks sono amiche e nemiche, quindi vedremo cosa dirà Sasha Banks. Poi nuova edizione di A Moment of Bliss con Alexa che avrà come ospite speciale Nikki Cross, ovviamente sicuramente per parlare dell'opportunità che Nikki Cross ha a Clash of Champions di conquistare il titolo contro Bayley, però per i pronostici poi vi rimando a settimana prossima, sempre qui sul mio canale. Però bisogna vedere anche che cosa dirà Alexa Bliss dopo quanto è accaduto tra Alexa e Nikki queste settimane, dove ricordiamo che stiamo avendo sempre più spunti, indizi sulla possibile figura di Alexa Bliss come Sister Abigail, quindi come compagna, diciamo, di storia, di narrazione con The Fiend Bray Wyatt. Ultimo punto all'ordine del giorno. È una sfida tra AJ Styles e Sami Zayn, ovviamente al centro del quale c'è il titolo Intercontinentale. Quindi, insomma, come ogni venerdì, poi stiamo vedendo che comunque SmackDown, anche in termini di ascolti, sta andando molto bene, va oltre i 2 milioni quasi ogni settimana. Certo, la WWE dovrebbe un po' magari dare una direzione un po' più lineare a Raw, che soffre un po' per quanto riguarda gli ascolti, anche se insomma c'è chi comunque mette al centro dell'attenzione gli ascolti, cosa che magari sì, Vince McMahon. È normale, è una cosa importante che segue, però alla fine magari poi in maniera, se vogliamo dire, indiretta e anche diretta, il discorso degli ascolti secondo me comunque va messo in riferimento ovviamente alle storie che si propongono. Perché è ovvio, tipo un SmackDown che al venerdì, già da quasi un mesetto, ha come campione universale Roman Reigns, che è il nuovo Poleman Guy, può
appunto Geuso come che è il cugino nella vita reale di Roman Reigns, e quindi si affronteranno a Clash of Champions. Insomma, le storie sono interessanti, ma questo però non vuol dire che ce ne sono solo a SmackDown. Secondo me, una federazione, che sia la WWE, che sia la All Elite, che sia Impact, che sia la Ring of Honor, che sia la New Japan, deve proporre sempre storie narrative, scontri epici, ma anche comunque, certo, io ve l'ho detto in tante occasioni che il mio programma preferito WWE è proprio SmackDown. Quindi, insomma, in chiusura ribadiamo di nuovo, quindi piatto forte della puntata Samoan Street Fight tra Jey Uso, Roman Reigns contro Sheamus e King Re Corbin. Poi, ovvia satellitare, non sappiamo, Sasha Banks risponderà all'attacco devastante di 2 settimane fa di Bayley. Alexa Bliss farà il suo spettacolino Moment of Bliss con ospite speciale Nikki Cross, ed infine AJ Styles se la vedrà contro Sami Zayn. Ovviamente il tema centrale di questa sfida, poi sappiamo, il titolo intercontinentale, dove potrebbe rientrare anche in tutta la situazione anche Jeff Hardy. Bene, è davvero tutto. Io vado a pranzare perché sennò mi addormento proprio. Ci vediamo, non sappiamo se direttamente domani o più tardi per un altro video. Grazie amico, alla prossima. Ciao!